installare Analytics e lo faremo con Leopoldo Rodriguez. Ciao Leopoldo. Ciao Alberto, grazie dell'opportunità e grazie a tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno guardando. Leopoldo è già stato intervistato su Italian Indie, quindi se vuoi conoscerlo meglio ascolta la sua intervista e quindi scoprirai che ha diverse occupazioni, diciamo, tra cui lavora con Insight. In Insight cosa fai? In due parole proprio. Scusami se ti correggo, Inside. Ah, Inside, ok, scusa, sì. con la C perché sta per Incisive Decision. Okay. In Inside io ho la responsabilità, sono partner di Inside, che è stata fondata dal mio mentore 25 anni fa, qui a Londra, e mi occupo principalmente di tutti gli aspetti del digital per grandi brand e anche per startup. Naturalmente Londra in questo momento è in estremo fermento per quanto riguarda le startup, sì, sì. E per cui spesso e volentieri ci capita di lavorare con startup sia a basso budget che startup, diciamo a grandi budget, venture backed, come si dice. Ok. E per loro ti occupi di impostare i siti, di impostare il web marketing, di fare campagne social, un po' tutto quanto, no? Beh, un po' tutto quanto è un po' una parola grossa, nel senso che mi occupo in primo luogo di coordinare la strategia, Okay. Perché poi la strategia è il piano esecutivo. Sì. Dalla strategia si parte, che naturalmente, e poi dalla strategia bisogna andare ad un'esecuzione dettagliata e possibilmente meticolosa. Perché ovviamente, come tu ben sai, il marketing online è estremamente data driven, per cui di recente abbiamo fatto un progetto per un sito che si chiama Honestly Healthy Food e ho vinto il premio come miglior sito health and beauty del Regno Unito, Ottimo. e con solamente 4 mesi di lavoro, un sito che aveva poco meno di 15 mesi di vita. Benissimo. Noi diciamo che parleremo del primo passo, no? Di questa strategia, volendo, delle primissime cose da fare su un sito WordPress specificamente per prepararlo, no? Per il successo nel content marketing, nell'acquisire del traffico, eccetera. Assolutamente sì, e le prime cose sono particolarmente importanti, anche perché, come diciamo qui in Inside, che è un po' il leitmotiv di tutte le nostre learning experiences, noi diciamo sempre make it right the first time or pay the price. Ok. Perché fare le cose giuste e farle bene nell'incipit di un nuovo sito costa molto meno che poi aggiustarle in un sito consolidato. Certo. E per cui è molto importante per tutti quelli che ci stanno ascoltando, se stanno pensando di mettere un sito, comunque se sono agli inizi della vita di un sito, è importante fare queste cose adesso per non pagarne poi un prezzo molto alto e delle complicanze molto maggiori più in là. Ok, allora, quindi cominciamo con i contenuti. Il primo punto, la prima cosa da fare quando apri un nuovo sito WordPress è già pensare subito, partire con il piede giusto nella scelta del tema, mi dicevi. Innanzitutto perché? E poi dici come procedere. Esattamente, questo viene un pochino anche dalla mia esperienza personale, nonché dagli miei errori personali, perché Sì. Se ho imparato qualcosa anche grazie al fatto che ho fatto parecchi errori. La scelta di un tema, tanto per cominciare, è indipendente dall'installazione di WordPress. C'è c'è un po' di confusione. Tu puoi installare WordPress senza avere necessariamente già scelto un tema. Il tema lo Sì. puoi scegliere al secondo momento. Ora, l'errore che fanno, che ho visto comunemente fare tantissime volte, anche da persone con grande esperienza, è di pensare di scegliere un tema in base a quello che potrei fare, anche se nel futuro, che mi potrebbero servire questi features,
Questo è già un errore di base perché quello che devi scegliere un tema in base a quelle che sono le tue esigenze reali. Possibilmente avrai una lista di esigenze, quindi anche una lista di features che vuoi nel tuo sito, è il caso di considerare primarie quelle che tu realisticamente puoi implementare nei primi 5-10 mesi. Anche perché è prevedibile che se stai facendo le cose per bene e cresci ad una certa velocità, è prevedibile che nei primi, già al 15° mese di vita del sito dovrai cominciare seriamente a pensare di rifarlo. Per cui dai 15-18 mesi il sito comincia, se vede una crescita, se vede una crescita molto, molto accelerata anche prima. Ma Per perché cui dici che ci si ritrova così presto, relativamente presto, a dover già rifare il tema, cambiare il tema? Ma in realtà non parlo proprio di cambiare il tema, parlo proprio di ristrutturare il sito, perché quando tu hai 15-18 mesi di dati, hai un'idea Ok. molto più dettagliata di quelle che sono le attività, la regola dell'80-20, di quelle che sono le attività che ti portano all'80% di impatto e quelle a parità di effort, di fatica, ti portano il 20% di impatto. Allora, Sì. che fai al 15° mese, che fai? Devi consolidare quello che effettivamente ti porta revenue e ti porta crescita, e quindi puntare su quello, metterci la fatica, l'energia e anche il budget su quello e leveraggiarlo al massimo. Ok. Per cui a volte questo implica che tu debba rifare il sito, perché se per esempio vendi, non so, una cosa che non è particolarmente scalare e il processo di vendita implica molta iterazione umana, Sì. al 15° mese hai non più 10 clienti mese da servire, ma ne hai 1000, ovviamente devi automatizzare il processo molto di più. Ok. Questo può richiedere dei cambi strutturali. Sì, certo. E Certo. per cui, per questo dico, è possibile ed è molto realistico pensare che a 18 mesi di vita il sito vada rinfrescato. Per Ok. cui, come si sceglie un tema? Su teamforest.com ci sono tantissimi temi, non mancano su internet le piattaforme che vendono temi. Quello che io utilizzo sempre come regola è: primo, stick to what you do best, cioè trova quello che veramente fai bene, quindi focalizzati sulle cose, sui primi 5 mesi, sulle cose che implementerai nei primi 5 mesi. Sì. E in secondo luogo, il tema ovviamente cambia a seconda delle esigenze, per cui non c'è un miglior tema, un peggior tema. È ovvio che se il tema è sviluppato da una società che ha un background solido, o comunque ha un supporto solido, anche se costa 20 dollari in più, sono 20 dollari ben spesi. Perché? Perché quando avrai bisogno di supporto, quando c'è qualcosa che non funziona, c'hai la risposta entro la stessa giornata. Noi per Assolutamente. esempio abbiamo usato Enfold per tantissimi siti, alcuni dei quali non diresti proprio che è lo stesso tema. Con customizzazioni, dirò, non particolarmente radicali, cioè non siamo andati a mettere le mani nel tema più di tanto. Sì. Per cui, anche perché quello poi può generare ulteriori problemi. Quindi scegliere un tema in base alle review, e quando vai a leggere le review è importante leggere quelle peggiori, non Sì. quelle migliori. Cioè, se tu proprio parti con la review, quella da una stella, quello che è proprio ci sputa addosso, Sì. leggi e vedi che cosa dice effettivamente, quali sono le problematiche. Magari quelle problematiche sono relative a un'esigenza particolare, quell'esigenza può essere simile alla tua e quindi ti darà modo di andare verso altri temi. Infatti. Quindi nelle recensioni non solo cercare le recensioni negative in generale, ma in particolare se vengono criticate delle caratteristiche che invece tu hai, di cui tu hai bisogno. Esatto, Ok. o se hai già un'idea di quelle che sono le funzionalità, avrai anche forse un'idea di quelli che potrebbero essere potenzialmente i plugin da installare, quindi già vai a fare, puoi andare a fare una verifica di compatibilità con i 3-4 plugin Ah.
che per te sono una condizione sine qua non. Certo. Molti temi, per esempio, Chiresi, che è una sottotitola tedesca, austriaca, non mi ricordo, e che fa Enfold, ti dice già è compatibile con WooCommerce, e questi altri 3-4 Ah, plugin, ok. perché sanno che quelli sono dei plugin molto diffusi, e quindi già ti dice avanti, abbiamo già testato la compatibilità per questi plugin. Benissimo. È Ma molto semplice, chi comincia magari può avere il dubbio, ok, ma quanto, qualcuno è ancora convinto di dover dare 3.000 euro ad un web developer per creare il tema del primo sito. Secondo te un buon tema, o meglio, nella tua esperienza anche, un buon tema su, per esempio, ThemeForest, quanto può costare l'investimento guarda, iniziale? anche Team Forest, se tu vuoi il tema in esclusiva, ti Sì. Ok, chiede un paio di migliaia di dollari. ma che vantaggio hai col tema in esclusiva? È che il tema è tuo. Ok, e quindi puoi Quindi, modificarlo. no, non solo lo puoi modificare, ma non può venire riusato. Ok. E il tema, se tu compri una copia, ovviamente potrai avere dei temi similari, a quello. O comunque dei siti similari al tuo. Un buon tema già con 50-60 dollari lo compri, tra i Benissimo. 50 e gli 80 compri la Ok. licenza tema per un sito. Se ne devi fare più di uno, compri un multi-license, sono 200 dollari. Però siccome ci sono molti di questi, di molti dei nostri, come dire, utenti che probabilmente fanno anche siti, e sono anche non getterei fango su chi carica 3-4 mila dollari per sviluppare Ah, un no, tema. ok, no, non dicevo quello. No, Sviluppare un dicevo che non tema è è moltissimo necessario. lavoro, per cui Sì. non è necessario, però se invece è necessario perché le tue esigenze sono talmente particolari che avrai necessità di sviluppare da zero, Assolutamente, lì. 3 mila dollari è anche una cifra molto economica perché sono Sì. tantissime ore di lavoro per fare una cosa veramente fatta bene. So, ti posso dire, di recente abbiamo quotato delle modifiche a un sito molto grosso, di un grosso, l'equivalente di Conad, Ok. in UK, che ha speso 2 milioni e mezzo di euro per fare il sito, Però. scusami, 2 milioni e mezzo di sterline per fare il sito, e Ah. solamente le modifiche che loro hanno chiesto erano quotate intorno alle 350 mila sterline, Sì. per cui Sì, su questo non ci piove. No, pensavo ad uno che comincia e non comincia, vorrebbe cominciare e non comincia perché pensa che sia necessario per partire, ordinare un tema totalmente personalizzato. Invece no, magari si può no, cominciare. questo è esattamente quello che dici tu, è giustissimo, e infatti per questo dico.